Io ho il computer vicino a me perché questi siete voi, per cui li vedo più da vicino. E ditemi se mi sentite bene, per cortesia, se l'audio è corretto, perfetto. Allora, ragazzi, vi do una scelta per cominciare la pratica, che, come vi ho detto, partirà con lo Yin Yoga. Intanto è una pratica dedicata all'estensione dei fianchi, per cui alla flessibilità sulle parti laterali del corpo, dove questo ci aiuta comunque anche a togliere diversi ristagni che vanno poi a sfociare magari in emozioni anche negative. Vabbè, qui ci sarebbe poi un discorso molto ampio. Vorrei partire o in Baddha Konasana seduti, quindi la posizione del ciabattino con i piedi uniti, con le piante dei piedi che vogliono andare verso l'alto, e per chi facciamo una centratura in questo modo, ma la stessa cosa per chi ha voglia di dormire ancora un po', la possiamo fare da sdraiate, quindi mantenendo i piedi uniti, le ginocchia aperte, quindi decidete voi, anche perché poi ci andremo, vedo Mario, ok, anche perché poi ci andremo a sdraiare per fare due posizioni, quindi o seduti, ciao Mario, non ti conosco, ma benvenuto. Ok, quindi Baddha Konasana o da seduti, che magari vi consiglio per fare la centratura iniziale. Portare un blocco sotto aiuta la schiena a stare un pochettino più in linea. Per cui, qualunque sia la posizione che abbiamo deciso di avere, se per il momento vi è scomoda, portate pure le ginocchia incrociate, la prendete poi. Andiamo a portare magari le mani intrecciate con i pollici uniti verso il basso, in modo che le braccia siano comode, senza irrigidirci. Andiamo a chiudere gli occhi, se vi fa piacere, e semplicemente respiriamo. Respiriamo percependo l'aria fresca che entra dalle narici, che fa il suo percorso allungando bene la nostra colonna verso l'alto, ed espirando andiamo a sentire il piacere dell'aria più tiepida che va a soffiare sul labbro superiore. La respirazione e l'ancoraggio sulla respirazione è una connessione proprio tra terra e cielo, per cui pensiamo sempre che nell'inspiro andiamo a portare dal basso verso l'alto, energia nuova, quella che ci serve per una nuova giornata, e nell'espiro, dall'alto verso il basso, andiamo a rilassarci, quindi a lasciare andare tutto ciò che ci ingombra, tutto ciò che ci è pesante, tutto ciò che non ci serve più. Quindi utilizziamo questa prima parte per fare proprio questa, avere questa sensazione di nuovo che entra nell'inspiro e ci allunga verso l'alto, e nell'espiro di vecchio che esce, che ci abbandona. Per qualche respiro rimaniamo in questa osservazione, in questa consapevolezza. Non lo vogliamo modificare il respiro, vogliamo semplicemente esserci, lasciarlo fluire, ma nello stesso tempo anche sentire i piccoli movimenti, i micromovimenti che il nostro corpo fa per assecondare il nostro respiro. Intanto il viso cerca di essere libero da qualsiasi tensione, magari accennare un piccolo sorriso può sempre aiutare. Il mento lo portiamo verso il collo, così da tenere bene allungate le nostre cervicali. E le spalle sono basse, lontane dalle orecchie. Le scapole ci si avvicinano un po' per aprire il cuore. E continuiamo in questa sensazione che durante la giornata, forse per i mille impegni, non abbiamo mai. Benissimo. Adesso riapriamo gli occhi, portiamo le mani sulle ginocchia e, anzi, ci sdraiamo, come vi ho detto prima, quindi con molta calma, portando più o meno il bacino al centro del tappetino, andiamo a srotolare la nostra colonna per sdraiarci e andare in Supta Baddha Konasana, quindi piedi uniti,
Chi è comodo può portare anche sotto la testa un cuscino. Maniche sono lungo i fianchi, anzi proviamo a camminare un po' con le nostre dita per allontanare le spalle dalle orecchie, le scapole sono piuttosto vicine per aprire bene il cuore e da questa posizione io farei partire il tempo per fare la prima posizione di Yin. In questa posizione però la rendiamo leggermente attiva, nel senso che lasciamo andare le ginocchia verso il basso. I talloni sono più o meno vicini al bacino, dipende dalla flessibilità che abbiamo nelle anche. Bene. E possiamo, se abbiamo piacere, voltare la testa da un lato, così da iniziare a sciogliere un po' il collo e lentamente andare a ruotare la testa dall'altra parte. La lentezza è sempre molto consigliata nella pratica di yoga, così da sciogliere un pochettino i muscoli del nostro trapezio, che solitamente sono piuttosto incriccati, magari anche dopo una nottata. E intanto percepiamo le nostre ginocchia che senza fatica scendono verso il basso. Rilassiamo il bacino, percepiamo gli appoggi che abbiamo con il tappetino e poi andiamo semplicemente a sollevare solo la testa portando il mento un po' verso lo sterno. Siamo qualche respiro qui e la riappoggiamo a terra. Adesso incliniamo un orecchio verso la spalla, girando praticamente la testa da un lato in modo diverso rispetto a prima e delicatamente andiamo dall'altra parte, quindi sfioriamo con la testa il tappetino, ci stiamo qualche respiro per ogni lato per poi tornare e andare dall'altra parte per qualche respiro. La prossima volta che siamo tornati al centro, intrecciamo le nostre dita dietro la nuca, chiudiamo i gomiti e sollevando anche qui solo la testa, portiamo il mento verso lo sterno senza forzare, ma creando un piacevole allungamento della nostra parte cervicale. E respiriamo. Bene, abbiamo finito questa prima posizione e adesso andiamo nel bambino da sdraiati, per cui semplicemente raccogliamo le nostre ginocchia, le possiamo abbracciare. La cosa importante è sentire che la parte bassa della nostra schiena è a terra, perché abbracciando le ginocchia, se le avvicino troppo al petto e mi si solleva il bacino, vuol dire che non, cioè non va bene. Semmai distanziamo un pochettino le nostre ginocchia. Chi vuole nel frattempo lavorare anche sull'apertura delle anche potrà tenere i piedi uniti e le ginocchia verso le ascelle, verso le spalle praticamente. Quindi è un bambino da sdraiati. Faccio anche qui partire il tempo. Anche qui chi ha piacere può portare un cuscino sotto la testa, chi vuole può usare una cintura, una cinghia, ma non credo sia necessario. Quindi o prendo un ginocchio e l'altro ginocchio, oppure se penso di avere più spazio, li abbraccio entrambi senza mai forzare. E il mio bacino è a terra. Questa è una posizione che ci permette di creare un bel massaggio all'interno della nostra pancia andando a fare una respirazione addominale, quindi sentire che nell'inspiro la nostra pancia si gonfia. E nell'espiro la nostra pancia si sgonfia. Questo ci serve anche a trovare spazio nella nostra zona lombare. Poi, come sappiamo, la respirazione addominale porta comunque anche al nostro sistema.
vita tutto deve essere molto frenetico e veloce, per cui lo stare ci costa fatica. E questa, lo yin yoga è un'ottima pratica per imparare a stare, anche nella scomodità delle volte, perché se ci pensiamo anche fuori dal tappetino, la vita non è mai sempre comoda. In ogni caso, in questa pratica non vogliamo mai avere male. Cerchiamo sempre delle sistemazioni, delle agevolazioni per sentire il nostro corpo comodo. Ovviamente andremo a sentire qualche piccolo allungamento, ma non deve essere mai un male. Ok, ancora qualche respiro qui. E piano piano solleviamo i nostri piedi verso il soffitto, mantenendo i piedi flessi, e andiamo a fare Ananda Balasana, che solitamente si mantiene in questo modo. Vale sempre lo stesso discorso del bacino. Se è troppo, questa posizione è troppo perché faccio fatica ad arrivare ai piedi e per arrivarci devo sollevare il bacino, piuttosto abbraccio le mie ginocchia da sotto. I piedi, se volete, rimangono rilassati. E stiamo in questa posizione che a me piace tantissimo perché ricorda proprio un bambino in fasce. Quindi vi invito, adesso faccio partire il tempo, vi invito a ritornare un po' in quella leggerezza che ci apparteneva quando eravamo molto piccoli. Decidete la soluzione più giusta purché il bacino rimanga a terra. Il mento è sempre un po' reclinato verso il collo, così da allungare le cervicali. E solitamente nello yin yoga si rimane fermi, ma se avete un po' piacere, si può anche dondolare leggermente da una parte all'altra, così da creare un piacevole massaggio della zona lombare. E respiriamo sempre, se possibile, attraverso le narici, cercando di espandere il nostro corpo dal basso all'alto nell'inspiro, quindi inspirando gonfiamo pancia fino a arrivare al torace, alla gola, e nell'espiro andiamo a svuotare tutto nell'ordine che preferiamo, o di nuovo dal basso verso l'alto, o simultaneamente, oppure dall'alto verso il basso. Lasciamoci cullare in questa sensazione leggera, ricordandoci che quando avevamo l'età in fasce, eravamo molto curiosi, non conoscevamo ancora la parola stress, proprio perché tutto era una novità, avevamo gli occhi per guardare ogni cosa con curiosità, cosa che ovviamente poi negli anni si perde. Quindi, anche se per pochi istanti, godiamoci se si riesce questa bella sensazione. Rilassiamo il viso, soprattutto la zona tra le sopracciglia, e lasciamoci andare. Chi vuole può fare una leggera pressione verso il basso. Ancora qualche respiro qui. E benissimo. Abbiamo terminato anche questa posizione. Adesso semplicemente lasciamo che le gambe si stendano verso terra. Siamo nella posizione di Shavasana, che solitamente è quella che si tiene alla fine della pratica, e con gli occhi chiusi, se vi fa piacere, andiamo a percepire le sensazioni che arrivano all'interno del nostro corpo. Possono essere sensazioni di caldo, freddo, possono essere proprio l'idea che il nostro prana riprenda a circolare liberamente. Ognuno avrà la sua percezione, poi sarebbe bello condividerla. E poi con calma, portandoci su un fianco,
facendo i movimenti più lenti, soprattutto con la testa, ci vogliamo portare seduti. Quindi con molta lentezza, piano piano, ci aiutiamo con le mani per sollevarci e andare seduti con le gambe un po' divaricate. Anche qua non vogliamo entrare. E andiamo in Upavista Konasana, dove l'ampiezza dell'apertura la decidete voi. Non dobbiamo sentire forzare all'interno delle cosce, dobbiamo sentire un bel allungamento. Questa posizione può essere semplicemente presa in questo modo, o per chi ha piacere si può anche portare un sostegno sotto, come potrebbe essere un blocco, e semplicemente stare. Non è come nello yoga Yang, dove voglio allungarmi per tutti i costi in avanti. No, voglio abbandonarmi in questa posizione. Posso usare un blocco, posso usare i pugni, posso anche semplicemente usare le mie mani, ma la testa non vuole mai avere tensioni. Quindi quando avete deciso, anche, si può cambiare anche strada facendo la posizione. Quindi io faccio partire il tempo, esplorate voi magari a stare un pochettino più prima più in alto, poi se il vostro corpo trova spazio, piano piano ci si può allentare verso il basso. Cosa importante, la comodità. E anche qui utilizziamo una respirazione completa, dove con l'inspiro andiamo ad espandere dal basso verso l'alto e con l'espiro andiamo a svuotare nell'ordine che preferiamo. Se ci viene difficile respirare fino a espandere fino al torace, alla gola, possiamo anche semplicemente usare una respirazione addominale, quindi della pancia. Non vogliamo avere nessuna tensione al collo. Le gambe ovviamente le sentirò all'interno un pochettino in allungamento, ma non devo avere mai male. Posso tenere le mie ginocchia sbloccate, per cui se tenerle stese mi procura fastidio, posso magari metterci dei sostegni sotto, semplicemente tenerle sbloccate. E se strada facendo poi si trova a spazio, possiamo o abbassare il nostro blocco o scendere. Ok. Cerchiamo di attuare un risparmio energetico, dove lasciamo andare almeno le tensioni che per stare in questa posizione non ci servono. Mi vengono in mente i piedi, mi viene in mente il bacino, le dita delle mani, la testa sicuramente. Portiamo attenzione al respiro che ci ancora nel qui ed ora, nel momento presente, l'unico momento a cui dare veramente tanta attenzione. Ma se arrivano dei pensieri, li osserviamo come se fossimo spettatori di noi stessi, li accettiamo e li lasciamo andare. Immaginiamoci delle nuvole che arrivano, così come sono arrivate, piano piano vanno via. Bene. Abbiamo finito l'ultima posa di Yin Yoga per questa mattina. Con molta calma, magari aiutandoci dalle mani, arretriamo verso il bacino per sollevare la nostra colonna. Adesso io vi dico di andare nella posizione che io chiamo Bambolasana, perché mi ricorda questo. Semplicemente portiamo le mani dietro alla nostra schiena, ci appoggiamo e come prima quando eravamo sdraiati iniziamo ad osservare per qualche secondo le sensazioni dopo questa posizione. Magari è cambiato qualcosa nella zona bassa della nostra schiena, all'interno delle nostre gambe. Bene. E adesso piano piano riprendiamo le nostre gambe, ci vogliamo piano piano alzare, lo facciamo con molta calma. Quindi mani che vanno in avanti, se volete liberiamo i piedi, li puntiamo. Stiamo ancora qualche respiro in apertura nella posizione della ghirlanda di Malasana, dove i talloni non a tutti scendono, dipende anche dalla distanza dei nostri piedi, e piano piano portiamo le mani al nostro cuore. Con un inspiro le allunghiamo,
E con un espiro le abbassiamo coi palmi che vanno verso l'esterno. Le mani si intrecciano dietro la nostra schiena. Iniziamo a dire al nostro corpo che tra un po' si muoverà un pochino di più, andando a lavorare invece sui muscoli. E inspirando, apriamo bene il nostro cuore, stendendo se possibile le braccia. Benissimo. Lascio le mani di nuovo, le porto davanti al cuore e spingendo dal basso verso l'alto, salgo, salgo, salgo. Chi riesce mantiene i talloni su, mi allungo bene verso l'alto ed espirando, portando i piedi paralleli, lascio che le braccia scendano. Benissimo. E vogliamo iniziare un ciclo molto lento, magari infilandoci qualche posizione dei saluti al sole, fatto secondo proprio il metodo di Anukalano Yoga, che è l'approccio che insegno io, che per chi fa Hatha o ha fatto altre, lo yoga diciamo più tradizionale, troverà un pochino più di morbidezza. Però io consiglio sempre seguite quello che voi conoscete bene, lo dico per i nuovi. In ogni caso faccio una piccola introduzione, nell'Anukalana Yoga c'è una respirazione dove nell'inspiro cerchiamo di espandere il torace, quindi portare il respiro su, e nell'espiro cerchiamo di sgonfiare l'addome, quindi compattare il nostro addome, avendo la sensazione che l'ombelico vada verso la colonna vertebrale, soprattutto in quelle posizioni dove dal basso ci dobbiamo spostare facendo fatica sulla schiena, quindi è importantissimo svuotare l'addome per salvare la nostra schiena, in qualsiasi posizione andiamo. Quindi ci portiamo davanti al nostro tappetino, portiamo le mani al cuore. Io consiglio sempre, prima di un saluto al sole, se ognuno di noi ha un'intenzione di rinfrescarcela. E cerchiamo di avere l'idea che al nostro interno, sia a livello fisico che mentale, si porti molta energia che ci serve per tutta la giornata. Quindi allentiamo tutto e con un inspiro ci allunghiamo verso l'alto. E con l'espiro, piano piano, ci lasciamo trascinare verso il basso, abbandonando tutto verso terra. Le mani possono stare davanti ai piedi o sulle tibie. E con un bell'inspiro andiamo ad allungare colonna, braccia e gambe. Quanto riusciamo a fare, non dobbiamo esagerare. Con l'espiro ammorbidiamo tutto, portando le mani accanto ai piedi, facciamo un bel passo lungo con la gamba sinistra. Atterriamo portando già il bacino un pochino indietro e inspirando scendo, mi abbasso e mi apro in un affondo. Quindi cerco sempre di aprire il petto nell'inspiro e di svuotare nell'espiro. E chi vuole, la conosce, può fare la respirazione articolare, che è una sorta di onda che attraverso questa respirazione riusciamo ad avere. Ok, dove con l'espiro si vuole lasciare un po' la posizione e con l'inspiro ci vogliamo entrare nella posizione. Appoggiamo il ginocchio dietro, liberando i piedi. Arretriamo con le nostre mani, raccogliendo le mani in avanti e inspirando ci allunghiamo in Anjaneyasana. Anche qui possiamo stare qualche respiro, sentendo proprio il piacere, come se ci muovessimo nell'acqua. Bene, le braccia scendono, vanno verso il piede davanti e inspirando stendo la gamba portando indietro il mio bacino, il piede destro si solleva, cerchiamo di squadrare il bacino come il lato corto del nostro tappetino e qui che se vogliamo con la respirazione articolare invitiamo la nostra gamba destra a distendersi. Bene, ok, proviamo a farlo in sequenza, quindi dinamico, quindi appoggiamo il piede, stacchiamo le nostre mani, inspirando andiamo in Anjaneyasana. Con l'espiro allentiamo, mano verso i piedi, inspirando, stendo. Bene, appoggio, espiro svuotando bene l'addome, inspiro, espando il mio torace. Espirando, allento, riappoggio, inspirando, entro nella posizione. Bene, punto il piede dietro per portare il piede destro vicino al sinistro. Inspirando, vado nel mio primo cane a faccia in giù. Posso camminare un po' sul posto per abituare i miei talloni piano piano di avvicinarsi a terra. È come se volessi portare il tappetino lontano da me, con le scapole che si avvicinano alle orecchie,
poi appoggio le ginocchia, libero i piedi, vado verso i talloni e basso basso passo attraverso le mie braccia, lo sterno supera le dita delle mani, svuoto l'addome, ruoto le spalle, vado o nella sfinge o spingendo un po' di più nel cobra. È importante sentire come sta in questa posizione la nostra zona lombare, per cui se sento male divarico, intanto posso abbassarmi, oppure divarico un pochettino più le gambe, in ogni caso schiaccio bene il mio bacino a terra. Spalle che sono lontane dalle orecchie, guardo avanti a me, percepisco una bella apertura del petto, stimolando la ghiandola del timo che è responsabile del nostro sistema immunitario. E poi piano piano riscendo con la testa, porto indietro le mani, punto i piedi, gomiti stretti, passo dalle ginocchia e inspiro, cane a faccia in giù. Espirando allento tutto, porto in alto la gamba sinistra per avere lo slancio di portarla tra le mani. Se non arriva, appoggio il ginocchio dietro, recupero la caviglia e la sposto in avanti. Inspiro, mi preparo prima col mio affondo, proprio per aprire bene il petto, sentire la percezione del bacino che scende in basso in avanti. Poi appoggio il ginocchio, libero il piede, srotolo indietro, espirando, raccolgo le mani a me e inspirando, Anjana Yasana. Con l'espiro arretro, mano verso i piedi e inspiro, stendo. E ancora, essa, appoggio il piede, svuoto l'addome, raccolgo, in, apro. Siamo delle alghe che si muovono in mezzo al mare. E piano piano ritorno e inspirando, stendo. Andiamo a chiudere il nostro saluto, quindi punto il piede dietro, lo porto in avanti, con l'inspiro allungo la mia colonna, con l'espiro allento tutto, svuotando l'addome salgo un pezzettino, poi inspirando mi allungo bene verso l'alto, espiro, le braccia scendono, le porto unite davanti al cuore, se voglio non mi gira la testa, posso chiudere gli occhi per qualche istante. Saluto Bilge, ciao Bilge, sei entrata con nome Mario, dico ma chi è? Benissimo, ok, rilasso tutto e se ho bisogno vado a rallentare un pochettino il mio battito cardiaco attraverso il respiro, andandolo leggermente a rallentare. Andiamo a fare un altro giro, ve lo dico subito. Adesso noi abbiamo fatto Anjana Yasana e volendo potete rifare quello. Chi ha voglia di lavorare un po' di più, dall'affondo basso, arretriamo, mi raccomando, sempre svuotando l'addome e andiamo direttamente nel guerriero 1 in affondo per poi andare in Parsvottanasana. Però se è troppo posso fare quello che abbiamo fatto prima, quindi Anjana Yasana e Ardha Hanumasana, ok? Praticamente i benefici sono più o meno uguali, soltanto che andiamo a farlo un pochino più intensamente. Quindi sentitevi liberi, libere di semmai ritornare a fare lo step di prima. Io ve lo guiderò con quello più avanzato. Ammorbidisco, inspirando, srotolo e allungo. Magari adesso facciamo anche un ritmo un po' più veloce. Scendo, espirando, mani avanti ai piedi, inspiro e allungo. Espiro, mano accanto ai piedi, questa volta piede destro, lontano indietro. E inspirando, scendo nel mio affondo. Forti quei piedi, per chi vuole sollevarsi, svuoto l'addome, raccolgo. E inspirando, vado nel mio guerriero 1. Ci sto qualche respiro per, attraverso la respirazione articolare, trovare il mio allineamento più corretto, sempre col bacino verso il lato corto del tappetino. Poi espirando, allento tutto, portando le mani verso i piedi e inspirando, Parsvottanasana. Ok, ovviamente chi è più flessibile può andare un pochino più giù, portando magari anche le mani un po' più avanti, quindi respirazione articolare qui. E adesso mettiamo insieme queste due posizioni, quindi espiro, svuoto, stacco le mani e inspirando, guerriero 1. Espiro allento, porto le mani verso il piede davanti e inspiro, stendo. Ancora una volta, essa, svuoto l'addome, raccolgo le mani a me e inspirando, guerriero 1. Essa, ammorbidisco, mani verso il piede davanti e inspiro, stendo. Bene, allento tutto portando indietro il piede sinistro e inspiro, cane a faccia in giù.
Espiro, appoggio le ginocchia, liberando i piedi, vado un pochino indietro e basso, basso, scivolo al tappetino, appoggio lo sterno, svuoto il mio addome, ruoto le spalle, sfinge o cobra. Dedichiamo qualche respiro qui. Con l'espiro la testa scende, arretro con le mani, gomiti stretti, punto i piedi, spingo, ginocchia, inspiro, cane a faccia in giù. Espiro allento su il piede destro con un bel inspiro ed espirando lo porto tra le mani. Prendo la caviglia per spostarla più avanti se non ci è arrivata. Arretro col bacino, svuoto l'addome, raccolgo e in. Guerriero 1, ci sto qualche respiro. Chi vuole con la respirazione articolare. È come un elastico che nell'espiro si allentano tutte le giunture e nell'inspiro si ritrovano spazio. Bene, espirando, braccia che scendono, mani che vanno verso il piede davanti e inspiro, Parasvottanasana. Per qualche respiro mi preoccupo di allineare le mie anche, il mio bacino nel lato corto del tappetino, perché tendenzialmente l'anca dietro tenderà ad aprirsi, e fluisco in queste due posizioni, quindi ammorbidisco, svuoto l'addome, raccolgo, in, guerriero 1. Es, morbidi, piedi e mani verso terra, in, Parasvottanasana. E ancora, es, svuoto. Mi raccomando, svuotiamo bene l'addome per rialzarci, in, guerriero 1. Es, svuoto. E in, Parasvottanasana. Faccio un passo in avanti col piede sinistro, vado a prendere i miei avambracci, ginocchia molto piegate che vogliono accogliere tutto il torace, la testa non ha tensione, lascio andare tutto il mio peso verso il basso, le mie ginocchia accolgono il mio torace, anche qui potrebbe essere interessante respirare solo attraverso la pancia per andare a trovare spazio nella nostra zona lombare. Provate a sentire la sensazione, le ginocchia possono stare molto piegate qui, proprio per permettere questo massaggio attraverso il nostro respiro. Liberiamo le mani, pieghiamo molto le ginocchia, spingendo coi piedi, svuotando l'addome, espirando, srotoliamo lentamente la nostra colonna, piano piano, per rialzarci e quando siamo pronti, inspiro, allungo sulle braccia, espiro, le braccia scendono. E di nuovo porto le mani davanti al cuore. Sto qualche respiro per ascoltare le sensazioni, ma nello stesso tempo per rallentare il respiro. Allora, spero che vada tutto bene da casa. Fatemi un cenno. Io guardo di lì perché ho lo schermo di qui. Se va tutto bene, pollice in su, perfetto. Spero tutto ok per il momento. Bene, adesso, visto che è una lezione, una pratica dove andiamo a lavorare un pochino sui fianchi, andiamo a fare un piccolo vinyasa un po' particolare, dove partiremo da quello che io chiamo il numero 4, che magari vediamo bene insieme, per, da un lato, per poi andare indietro con la gamba, diciamo quella che è più vicina a voi e più comoda per non darmi le spalle, per cui riuscirmi a vedere, per andare indietro, andare nel guerriero 2 rovesciato, raccogliere, adesso ve la faccio vedere già di continuo, andare nel guerriero 2, poi Parsvakonasana con il gomito sul ginocchio che è un pacchettino più facile, chi ha spazio può scendere, da qua Paddottanasana e poi si va a lavorare dall'altra parte, quindi mi raccomando in Anukalana nell'espiro allentiamo tutte le nostre giunture proprio per non farci male. Si apre dall'altra parte per andare nel triangolo. Mi ricordo sempre che è meglio un triangolo alto, dove però il nostro corpo non è buttato in avanti. Vi faccio vedere così. Allora, così è un triangolo corretto. Così è un triangolo sbagliato. Scendo di più, ma non è più un triangolo e non ha più gli stessi benefici. Poi rivado nel triangolo, ma con il braccio laterale. Quindi sentirete più lavorare il fianco opposto. E da qui ammorbidisco per andare nel triangolo rovesciato, quindi rispetto a prima andiamo a allungare anche le gambe, per poi ritornare dalla parte opposta da cui abbiamo iniziato, quindi ammorbidendo tutto, piedi che si girano nell'altro lato, raccolgo per andare nel guerriero 3 e poi chiudere per rifare tutto poi
Dall'altra parte, sembra un po' strano, però un po' complicato, ma alla fine non lo è, la costruiamo piano piano. Benissimo, quindi non so neanche io se parlare di braccio, di gamba destra o gamba sinistra, perché io sono l'esatto opposto da voi, di voi. Partirò dal lato in cui si comincia, che ognuno di voi scelga il lato giusto in modo che aprendo la gamba riusciate a vedermi. Perché poi andremo dall'altra parte, si aprirà l'altra gamba in modo che riusciate a vedermi. Ci proviamo. Allora, siamo davanti al tappetino. Io ad esempio muoverò indietro la destra, per voi potrebbe essere la sinistra. Portiamo le mani al cuore. Allentiamo tutto. Ci allunghiamo verso l'alto con un inspiro. Ed espirando, ammorbidendo tutto, peso sul piede, quello che non sposteremo indietro, per accavallare come un numero 4 l'altra gamba sopra il ginocchio, se riuscite con il piede flesso. Portiamo le mani al cuore, dove vogliamo avere la sensazione di spingere indietro il bacino, ma di mantenere il petto aperto. È un po' come, per chi conosce lo yoga, la sensazione del piccione, della posizione del piccione. Chi riesce porterà le mani, i gomiti verso la gamba davanti. Sto qualche respiro spingendo col piede che ho a terra. Allento tutto, scavallo la gamba che ho accavallato portandola indietro, già col piede aperto per stare nelle posizioni aperte. Ho le ginocchia morbide, raccolgo le braccia, il braccio che stava davanti, inspirando va indietro, il ginocchio davanti rimane piegato. Sto un paio di respiri qui. Bene. Con l'espiro raccolgo le mani a me e vado nel guerriero 2, sempre dalla parte dove ho iniziato. E fluisco, se voglio, nel metodo di Anukalana, se ho piacere. Allento tutto, porto il gomito della gamba davanti sul suo ginocchio, raccolgo l'altro braccio al cuore e inspirando Parsvakonasana. Chi vuole può portare il braccio a terra. E sto un paio di respiri qua. Adesso dobbiamo compensare, quindi ammorbidendo tutto, porto il peso al centro, chiudo il piede davanti, porto le mani a terra più o meno in linea con le spalle, abbandono tutto, tutto molto piegato, gomiti, ginocchia, e inspirando vado a stendere bene la mia colonna, le mie braccia e le mie gambe. Ok, ovviamente chi ha più spazio ne approfitti. Espirando ammorbidisco e apro i miei piedi dalla parte opposta da cui abbiamo cominciato. Ci predisponiamo per Trikonasana, quindi per alcuni può essere comodo portare la mano sulla tibia, sotto il ginocchio o sopra il ginocchio. Piano piano, stendendo le gambe, andiamo a portare il braccio sopra. Quindi adesso siamo esattamente direzionati verso il lato opposto da cui abbiamo cominciato. Bene, sentiamo bene l'anca che si apre, così come la sua spalla. Ammorbidisco tutto, è come se portassi la mano in tasca e inspirando vuole andare in direzione del piede davanti per qualche respiro. Adesso dobbiamo tornare su, quindi pieghiamo bene tutte le giunture, soprattutto le ginocchia, svuotiamo l'addome espirando per avere la forza di sollevarci. La mano del ginocchio davanti si stende indietro come voler prendere qualcosa, così come le gambe si stendono e sento lavorare l'altro fianco. Per un paio di respiri. Bene, con l'espiro piego bene tutto, squadro il bacino verso il lato corto del tappetino opposto da dove abbiamo cominciato, sollevando il tallone dietro, porto un bel peso in avanti, raccolgo il ginocchio dietro staccando il piede, sono come una gru e inspiro, vado nel guerriero 3, se volete con le mani lungo i fianchi che è più facile. Bene. Ed espirando, il piede che era su ritorna in avanti vicino all'altro. Allungo su inspirando, con l'espiro ammorbidisco tutto e questa volta siamo ovviamente nella parte opposta da dove abbiamo cominciato, stacchiamo il piede che poi porteremo indietro, lo accavalliamo all'altra gamba, piede flesso, apro l'anca, coda in fuori, cioè coccige in fuori, scendo, mani unite davanti al cuore, e apro bene il mio petto e sto e respiro, sento l'altro gluteo che si allunga,
Poi piano piano lascio, porto indietro il piede che avevo accavallato, che già apro, raccolgo per andare nel guerriero 2 rovesciato. Quindi inspiro, la mano del ginocchio davanti che rimane piegato va indietro per qualche respiro. Poi raccogliamo per andare nel guerriero 2, sempre in quella direzione, inspirando. Immagino di dare un mazzo di fiori, porgere un mazzo di fiori a qualcuno davanti. Espiro allento tutto, gomito se vogliamo sul ginocchio davanti, sfioro il cuore con l'altra mano e inspiro Parvakonasana. Ok. Espirando, ritornando un po', chiudo il piede, peso al centro, mani sotto le spalle o sulle caviglie. Vedete voi quello che vi dà più la sensazione di andare a compensare. Cerchiamo sempre di tenere il petto aperto, inspiro ed espiro. Già che sono in basso, giro i piedi verso il lato dove abbiamo cominciato questa sequenza, quindi porto la mano già sulla tibia o a terra o sul blocco e inspirando mi porto in Trikonasana. Posso guardare davanti a me se ho problemi al collo in basso o verso l'alto e fluisco in questa posizione. Poi metto la mano che è su, va in tasca a cercare qualcosa. E sfiorando il cuore va nell'altra direzione e inspiro. Bene. Ed espirando piego bene tutto, scendo con mio peso verso il centro e cambio mani e la mano della gamba che ho davanti, inspirando va dietro, stendo gambe e braccio indietro. Ok. Ancora Viparita Trikonasana. E adesso dobbiamo riportarci dal lato in cui abbiamo iniziato, quindi ammorbidisco tutto, sollevo il tallone dietro per squadrare il bacino, peso che va un po' in avanti, trascino in avanti le due ginocchia che sono vicine, stacco il piede, mi raccolgo come una gru e inspirando stendo nel guerriero 3, cercando sempre l'apertura del petto. Ed espirando il piede. Torna a terra, questa volta ci fermiamo per qualche respiro, mani al cuore. Il nostro obiettivo è calmare il ritmo del nostro cuore. Facciamolo ancora qualche volta, questa sensazione di riposo proprio totale, perché comunque le pause servono ad assorbire quello che abbiamo appena fatto, per cui sono indispensabili, come nella musica. Se nella musica non ci fossero pause, non si capirebbe più niente, non si percepirebbe la melodia. Ok, allora adesso per divertirci un po', giusto per iniziare la giornata strong, questa sequenza la facciamo in vinyasa, quindi non ci saranno ripetizioni, ci proviamo perlomeno, quindi ad ogni respiro corrisponde una posizione, ripartendo dal primo lato proprio con cui abbiamo iniziato. Ok. Proviamo leggermente a velocizzare, anche se la velocità nello yoga secondo me non dovrebbe esistere, però portiamo un po' di ritmo, perché non è una lezione serale, è una lezione mattutina, quindi un po' di energia ci fa comodo. Mani al cuore, prepariamoci bene. Ammorbidisco lasciando andare giù le braccia e nell'inspiro allungo su. Con l'espiro, mentre le braccia scendono, stacco la gamba che andrà indietro, la cavallo sull'altra, mani al cuore, inspiro. E scendo un po' aprendomi, coda fuori. Espirando, lascio la gamba cavallata che porto dietro già col piede aperto, raccolgo e inspirando, Virabhadrasana rovesciato 2. Espiro, raccolgo e inspiro, guerriero 2. Guardo con proprio forza la mia mano che ho davanti. Espirando, gomito se voglio sul ginocchio davanti, sfioro il cuore con l'altra mano e inspirando, Parsvakonasana. Con l'espiro porto tutto al centro, chiudo il piede, mani a terra e inspirando, Paddottanasana. Con l'espiro ammorbidisco, apro l'altro piede, mi preparo per Trikonasana morbido e inspirando, stendo. Espiro, mani in tasca, inspiro, mano oltre la testa. Ancora
Espirando, ammorbidisco, scendo bene, svuoto l'addome con l'espiro, salgo, inspiro, stendo entrambe le gambe, il braccio della gamba davanti va indietro. Espirando, ammorbidisco, squadro il bacino nel lato opposto da cui abbiamo cominciato, peso un po' avanti, raccolgo la gamba dietro e inspiro, guerriero 3. Espiro, il piede torna vicino all'altro. Inspiro, allungo e cominciamo di seguito. Quindi espiro, le braccia scendono. È l'altra gamba che si accavalla sul ginocchio opposto. Mani al cuore, inspiro. Mi sprono in avanti, mi affaccio in avanti. Espiro, gamba che va indietro. Già tengo il piede aperto. Raccolgo per andare in Viparita, Virabhadrasana 2. Inspirando. Espiro. Raccolgo, inspiro, guerriero 2. Espiro, gomito sul ginocchio davanti, sfioro il cuore. Inspiro, Parshvakonasana. Espiro, allento, chiudo il piede che ho aperto, mani a terra o sulle caviglie come preferiamo. Inspirando, Paddottanasana. Espiro, ammorbidisco, vado coi piedi nell'altra direzione per prepararmi a Trikonasana, mi raccomando, tutto piegato e quando inspiro stendo tutto verso l'alto. Espiro allento, mani in tasca, inspiro, Trikonasana modificato. Espiro allento, piego bene, spingo coi piedi, srotolo la mia colonna e stendendo tutto il braccio che era davanti va indietro, inspirando. Espiro, piano piano ritorno, sollevo il tallone dietro, peso che va un po' in avanti, raccolgo ginocchia che sono vicine, piede che si solleva e inspirando, guerriero 3. Espiro, il piede torna vicino all'altro, con un inspiro allungo su e con un espiro le mani scendono e si portano unite davanti al cuore. E rilasso. Benissimo. Adesso lasciamo i piedi, potete anche stare dalla parte larga del tappetino, dipende come siete disposti. Portiamo i piedi larghi quanto le nostre anche. Percepiamo, se vogliamo, possiamo chiudere gli occhi qua e andare un po' a portare il nostro peso verso le dita dei piedi e poi verso i talloni, continuando a dondolare. In avanti e indietro. Tutto è rilassato. E se c'è qualche parte che percepisco ancora in tensione, immagino di portare lì il respiro per rilassarla. E poi vado un po' verso l'esterno di un piede e poi verso l'esterno dell'altro piede, dondolando da un lato all'altro. Sempre con la stessa sensazione di andare a togliere le tensioni che per questa giornata non mi servono. Vogliamo iniziare alla grande. E poi, se voglio, ruoto proprio il peso verso le dita, verso un lato del piede, verso i talloni, creando dei cerchi intorno ai miei piedi, spostando il peso da una parte all'altra, ricordandomi ogni tanto di cambiare direzione. Godiamoci questa sensazione, non stiamo facendo nulla, anzi stiamo coccolando il nostro corpo. E poi piano piano riaprendo gli occhi, ci portiamo sempre con i piedi verso l'inizio del tappetino, scendiamo per portare le mani in avanti e portarci nel cane a faccia in giù. Termineremo con delle posizioni da cui partiamo dal piccione. Quindi adesso siamo a cane a faccia in giù, allentiamo tutto e andiamo a portare il ginocchio destro verso il suo polso. Mi raccomando, non all'interno, ma proprio quasi verso l'esterno del tappetino. La caviglia destra vorrebbe avvicinarsi all'altro polso, ma non voglio forzare, per cui piuttosto tengo la mia caviglia più chiusa verso il bacino. E intanto cerco, mi avvicino un po' a me.
E intanto cerco di pareggiare un po' il mio peso, perché ci verrà di andare verso destra. Attraverso le mani cerco di pareggiare il mio peso. La gamba dietro è bella distesa. In questa prima parte voglio aprire bene il mio petto, senza per forza di cose inarcare. Poi ovviamente chi è più flessibile può anche piegare il ginocchio, andare a prendere la caviglia dietro, lo dico per Elena che vedo che è molto avanti, per cui divertiti da questa posizione, senza ovviamente mai farti male, ma noi semplicemente vogliamo percepire l'apertura del petto, intanto l'allungamento del gluteo destro. Guardo davanti a me e poi piano piano, appoggiando gli avambracci, voglio entrare nel piccione che dorme, quindi posso appoggiare la testa sulle mani, o sul tappetino, mi metto in un modo in cui mi sento assolutamente rilassato, continuando a percepire questo allungamento del gluteo destro. E respiro. Il piede destro della gamba piegata, se riuscite, tenetelo abbastanza flesso, questo lo mette in linea col ginocchio. E anche qui è interessante sentire il massaggio che si effettua attraverso il respiro. E poi staccando un attimo la fronte, arretriamo con le mani più o meno sotto le spalle, ci riportiamo nel piccione sveglio, appoggiamo il gluteo destro e la gamba che è dietro la accavalliamo a quella davanti. Ok, cerchiamo di sentire i nostri ischi ben ancorati a terra. Col gomito destro vado a prendere il ginocchio sinistro e intanto invito in torsione la gamba davanti ad avvicinarsi al torace. L'altra mano è dietro che mi sorregge, cercando di avere la schiena perpendicolare al tappetino. Se non ho problemi al collo, guardo dietro la mia spalla sinistra. E nell'inspiro voglio allungarmi verso l'alto e intanto avvicinare il ginocchio verso il torace. Petto, parte sinistra che è libera, nell'espiro svuotando l'addome creo un po' più di spazio e allento magari le tensioni. Stiamo un paio di respiri ancora, godendoci questo piacevole massaggio. Le torsioni favoriscono la digestione e non solo da cibo, ma anche da situazioni. Ed espirando, piano piano, ritorniamo. Lasciamo che il ginocchio sopra si allinei con quello sotto. Non è facile per tutti questa posizione. In pratica dovremmo, mi giro di qui per farvi vedere meglio, dovremmo avere i piedi esterni ai fianchi, però se poi una gamba va più su non è un problema. Se riusciamo le teniamo come vi ho fatto vedere, portiamo le nostre braccia in avanti, pieghiamo i gomiti, gomito destro sotto al sinistro, andiamo con le braccia in Garudasana dove ho o i dorsi delle mani uniti, pollici al naso, o per chi ha più spazio, i palmi delle mani uniti. Con l'inspiro porto un pochino sui gomiti e svuotando l'addome, con l'espiro vado in avanti, vuoto, svuoto, svuoto, e scendo in avanti abbandonando testa, tensioni inutili e rilassando tutto quello che posso rilassare. E respiro. E piano piano ritorno svuotando l'addome, lascio l'incrocio e stendo le mie braccia esternamente. E poi piano piano la gamba che avevo accavallato ritorna dietro, mi predispongo per ritornare con calma nel cane a faccia in giù. Quindi inspiro, questa è una differenza che c'è, lo dico per chi già pratica yoga, per Elena. In Anukalana Yoga nel cane si entra inspirando. Allento tutto e questa volta è il ginocchio sinistro che va verso il polso sinistro, comunque all'esterno sinistro del tappetino. Aggiusto la mia tibia con l'apertura che il mio corpo mi permette, magari cerco già da adesso di tenere il piede flesso, la mia gamba dietro la guardo in modo che sia ben allineata e sto in questa posizione, sempre con le spalle basse, lontano dalle orecchie, mi godo l'apertura, se voglio vado a piegare il ginocchio dietro e ad afferrare come riesco la caviglia, perfetto, sto e piano piano questo piccione va a rilassarsi verso il basso e vado a portare
la testa sulle mani o comunque cerco di rilassare. Attuo il mio risparmio energetico, quindi lascio andare le tensioni che non mi occorrono per stare in questa posizione. E intanto capisco e mi rendo conto quante tensioni durante il giorno si tengono, che siamo assolutamente inconsapevoli di questo. E poi piano piano, risollevando un po' la testa, porto le mani verso le spalle per risollevarmi, appoggiarmi sull'anca sinistra questa volta e portare la gamba destra oltre l'altro ginocchio, quindi per prepararmi alla torsione. Gomito sinistro che va a prendere il ginocchio destro, intanto lo avvicino al torace, intanto mi apro verso destra, la mano dietro mi sorregge. Con l'inspiro allungo la mia colonna, con l'espiro svuoto l'addome trovando spazio. Se voglio guardo oltre la mia spalla destra e respiro godendomi questa piacevole torsione, creando questo meraviglioso massaggio attraverso il nostro respiro e il nostro corpo. Ancora. Bene, tornando, sistemo il mio ginocchio sopra in linea con quello sotto, cercando di portare i piedi esterni ai fianchi, e non importa se uno sta più su dell'altro, porto le braccia in avanti, piego i gomiti, questa volta il gomito sinistro sotto al destro, dorsi delle mani uniti o palmi delle mani uniti. Con l'inspiro sollevo un po' i gomiti, con l'espiro svuotando l'addome scendo in avanti, abbandonandomi completamente. Anche la testa, soprattutto la testa, non ha tensioni. Bene. Svuotando l'addome, ritorno raddrizzando la mia colonna con un inspiro. Spingo verso l'esterno e porto le mani verso terra. Sto un attimino con le sensazioni che ho. E adesso lascio a voi la scelta se concludere la pratica in Shavasana, quindi sdraiati, come abbiamo più o meno iniziato questa mattina, o rimanere con le gambe incrociate, mezzo loto, loto, in osservazione, in meditazione. Di solito nelle lezioni serali concludo sempre da sdraiati, però magari alcuni poi non hanno più voglia di alzarsi per andare a fare le cose della giornata che dobbiamo fare. Quindi a voi la scelta. Io vi guiderò in una piccola, un piccolo rilassamento che si può fare o da sdraiati o da seduti. Quindi a voi la scelta, staremo ancora qualche minuto insieme. Prima di iniziare andiamo a intrecciare le dita dietro la nostra nuca, chiudiamo i gomiti, anche se sono sdraiato lo posso fare portando il mento verso l'esterno, come se le mie spalle fossero appoggiate a un muro e senza spingere lasciamo fare la nostra forza di gravità. Inspirando, apro. Lascio giù il braccio sinistro, mano destra che prende l'orecchio sinistro, inclino la testa delicatamente verso destra. Delicatamente ritorno, cambiando mano, quindi è la mano sinistra che prende l'orecchio destro e delicatamente inclino a sinistra. E piano piano ritorno, per chi è seduto, ma vedo che siamo tutti seduti, no, non è vero, mani sulle ginocchia, magari aperte, se volete potete anche unire pollice e indice e semplicemente chiudere gli occhi, respirando. Voglio percepire le sensazioni di adesso, paragonandole un pochettino a quelle che ci sono state all'inizio della pratica, quando eravamo seduti. Voglio percepire la sensazione di pesantezza, ma in un senso bello della parola. Voglio percepire dall'ombelico in giù il mio peso verso terra, come
come se si ancorasse, come se ci fossero delle grandi radici a sostenerci e a nutrirci. E nello stesso tempo, dall'ombelico in su, invece, percepire questo allungamento verso il cielo che ci apre. La mia respirazione è sempre attraverso le narici. Il mio viso è rilassato. E respirando, scannerizzo il mio corpo per percepire se da qualche parte ho ancora qualche tensione. E se mi rendo conto di avere in qualche parte una piccola tensione, cerco di immaginare che il mio respiro arrivi proprio lì. Posso immaginare che quella parte del mio corpo sia di cera e che attraverso il mio respiro tiepido questa parte piano piano si dissolva, togliendo ogni tensione. Inspiro energia, gioia e serenità. Espiro diffondendo tutto in ogni cellula del mio corpo. Faccio questa sorta di lavaggio energetico attraverso il mio respiro in modo molto semplice. E ogni volta che espiro voglio diffondere energia, serenità, tranquillità in tutto il mio corpo e anche oltre, in modo che si diffonda nell'ambiente in cui sono, allargandosi sempre più, andando sempre oltre. Benissimo. Piano piano riapro gli occhi. Per chi è ancora a terra, si porta lentamente su un fianco per poi sgranchirsi come si e per portarci poi seduti. E chi è già seduto porterà le mani unite davanti al cuore, sentendo magari l'appoggio delle dita delle mani sul cuore, andando a sincronizzarci con il nostro respiro e con il nostro battito. Benissimo. Ancora qualche momento di tranquillità. Godiamocelo fino in fondo e per chi ha gli occhiali li tolga. Andiamo a sfregare bene tra di loro le mani. E quando le sentiamo abbastanza calde le portiamo davanti ai nostri occhi chiusi, percependo il calore, percependo magari qualche luce, qualche colore o il buio. Impariamo a stare con quello che c'è senza crearci nessuna aspettativa. Piano piano le mani si scostano dagli occhi, andando a creare una carezza intorno al viso. Le mani si riuniscono davanti al cuore. Per chi ha piacere terminiamo con un om finale, anche magari cantato mentalmente. Faremo un bel inspiro seguito dal mantra om. Quindi inspiriamo. Abbassiamo il mento verso lo sterno e piano piano, aprendo gli occhi, guardiamo le nostre dita, i pollici vanno alla fronte e namaste. Shanti, shanti, shanti.